vi faccio vedere un secondo. Nel frattempo la musica che ovviamente cambia. Vi voglio fare vedere un secondo, diciamo, la palude, e voglio farvi vedere anche l'animazione fighissima del Midgasorm. Perché il Midgasorm praticamente è un vermone, come ci ha spiegato il vecchio, che praticamente sta all'interno, eccolo qua, vedete? Che praticamente nuota all'interno dell'acqua in maniera totalmente randomica. Cioè è un verme che praticamente ha una sorta di tragitto randomico, come la scritta, avete presente la scritta dei vecchi DVD player che praticamente rimbalzava da una parte all'altra dello schermo? Ecco, il Midgasorm si muove praticamente nello stesso modo. Cioè praticamente sbatte negli angoli di tutta quanta la mappa e tutta quanta la palude e continua a girare casualmente. Ora, perché lo state vedendo più spesso in questa zona? Perché il Midgasorm è tarato per arrivarmi addosso, quindi per appunto affrontarmi e quindi fare tecnicamente il combattimento forzato. Infatti, se io mi metto all'interno dell'acqua, guardate che cosa succede. Vedete? Il Midgasorm praticamente mi cerca, mi targhetta. Perché appunto cosa fa? Sente i miei passi all'interno della palude e cerca di catturarmi. Questo è stato uno dei traumi più grossi che io abbia mai avuto all'interno del gioco, perché il Midgasorm, che io me lo vedevo praticamente correre appresso, era un trauma. E soprattutto se voi affrontate la palude a piedi, è un trauma, perché voi vi vedete questo serpentone che praticamente vi inizia a targettare e vi becca. Si può attraversare la palude anche a piedi, in realtà, perché comunque l'80% delle speedrun scappa dal Midgasorm a piedi. E si può fare, vi posso assicurare che si può fare. Però noi facciamo le cose per bene, per cui ovviamente utilizzeremo il Chocobo, ma... Ora, in questo caso, credo che la stalla in realtà io non la possa comprare ancora, perché è troppo presto. Infatti, se io per esempio adesso scendo dal Chocobo, il Chocobo sparisce. Quindi ritorniamo all'interno della fattoria e andiamo a parlare col vecchio. Perché, se non mi ricordo male, prima dovevo catturare il Chocobo e poi dopo mi parlava delle stalle. No, lui mi parla ancora di Seppo. Mi sa che allora ancora non lo posso fare adesso. Forse me lo sblocca dopo. O forse lo dovevo fare con Billy, dopo che avevo catturato il Chocobo. Questo effettivamente devo rinfrescarmi la memoria. No, lui ancora mi vende soltanto le erbe. Va bene, allora riprendiamo altre due erbe Ghisal. Ok, allora per le stalle se ne parla dopo. Sì, perché lei mi dice la stessa cosa. Niente, va bene. Vedete, poi qua ci sono le stalle, quindi noi qua per esempio potremmo tenere i nostri Chocobo una volta che li avremo catturati. Quindi poi ci sarà la possibilità di far accoppiare i Chocobo e via via occupare tutte le stalle. E se non mi ricordo male, il numero di stalle massimo era 6. Se non mi ricordo male, il numero di stalle massimo era 6. Ora però, che cosa voglio fare? Questa è una cosa che in realtà io non ho mai fatto all'interno delle mie run di Final Fantasy VII. Il Midgasorm. Allora, salviamo prima perché molto probabilmente qui creperemo. Letteralmente creperemo. Il Midgasorm ha un'abilità che in realtà mi interesserebbe apprendere. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo farci attaccare con quella abilità. E la cosa più importante è che il nostro avversario attacchi Barret. Perché è Barret che possiede appunto l'eclettica, quindi la materia eclettica, ovvero l'apprendimento delle skill. In realtà si può fare anche dopo, perché a questo livello il Midgasorm è come se fosse un vero e proprio boss. Esatto, la tecnica beta. È come se fosse un boss in questo momento il Midgasorm per il mio party. Ma in futuro potremo letteralmente distruggerlo, perché ovviamente le statistiche del mio party diventano... molto più forti, cioè il mio party diventerà molto più forte, diventerà molto più competente. Al momento però, essendo soltanto a livello 20, giustamente non abbiamo neanche il numero di HP sufficienti per affrontare il Midgasorm, perché il Midgasorm, diciamo che fondamentalmente fa un attacco fisico che leva all'incirca 2000 punti di HP,
leva all'incirca 2000 HP. E inoltre ha anche un attacco che ti fa sparire i membri del party. Che schiera tipo l'inghiottimento, una cosa del genere. Dove praticamente ti fa sparire letteralmente i membri del party. Un pochettino come la sbuffata dei Ying e dei Yang che c'erano presenti in Final Fantasy IX, se ci fate caso. Quindi diciamo che appunto il Midgar Swarm viene rappresentato come un boss opzionale. Quindi trasformiamo una delle mie paure più grandi in realtà, ovvero farci prendere dal Midgar Swarm e vediamo se riesco ad apprendere l'abilità che mi serve in maniera anticipata rispetto al normale. Quindi guardate cosa succede quando camminiamo. Vedete quanto è più veloce di noi il Midgar Swarm? Però come vi ho detto prima, con alcuni trucchetti e con alcuni accorgimenti si può attraversare la mappa anche a piedi. Quindi questa è una cosa extra che non so se voglio provare effettivamente, perché non l'ho mai provata ad attraversarla a piedi. Forse ci sono riuscito una volta sola durante tutte le mie run in Final Fantasy VII, se non mi ricordo male addirittura. Quindi cioè proprio immaginatevi quanto cioè proprio una volta sola tipo ce l'ho fatta tipo in tutte le volte che ho giocato Final Fantasy VII. Anche perché comunque il Chocobo è sempre stata una diciamo una fermata fissa per me. È stata letteralmente una fermata fissa. Allora, nelle speedrun il trucchetto è abbastanza semplice. In realtà, vedete, io posso cambiare la camera e vi faccio vedere una cosa. Vedete? Praticamente la mappa, o per meglio dire per quanto riguarda la palude, ha una forma piuttosto particolare. Perché il Midgar Swarm, come vi ho detto prima, vedete, quando cammina, sbatte all'interno, o comunque nella maggior parte dei casi, vedete, sbatte nelle pareti e poi successivamente praticamente ritorna. La cosa che vedete, sbatte e ritorna indietro. La cosa che tecnicamente bisogna aspettare per un successo nei confronti del Midgar Swarm è aspettare che il verme in realtà vada in uno degli angoli, ecco, o in quell'angolo o tecnicamente in quell'angolo, anzi se vi capita addirittura di far vedere il Midgar Swarm che entra all'interno di quest'angolo, avete un range di successo veramente elevato. Ovviamente la maggior parte degli speedrunner si fanno attaccare e tentano di sfuggire dal Midgar Swarm, però non è facile, per cui effettivamente bisogna essere molto allenati e bisogna essere molto preparati. Poi c'è chi ovviamente non vuole rischiare e quindi prende il Chocobo. Però se tecnicamente riuscite a vedere il vostro Midgar Swarm che va in un angolo come questo, o meglio ancora, ripeto, nell'angolo quello, si può tentare di attraversare la palude a piedi. Ora, vediamo, ci provo, ve la faccio vedere. Se ci riesco, ve la faccio vedere. Anche perché poi, visto che, diciamo, la caverna si trova lì, qual è il trucchetto secondario? Ovvero muoversi in diagonale. Vediamo se ci arriva, vediamo se ci va. No. Vabbè, allora aspettiamo un attimo, facciamolo girare. E ora dovrebbe girare da questo lato. E praticamente camminare sempre in diagonale. Tecnicamente si può anche attirare lì. Ok, è arrivato. Quindi andiamo. Muoviamoci diagonalmente. Vedete? Abbiamo attraversato a piedi. Easy. Abbastanza easy. Quindi una volta che il Midgar Swarm riesce ad arrivare in quell'angolo, è vero, si può effettivamente anche attirare inizialmente lì, però se lo si attira lì inizialmente, il Midgar Swarm ha il rischio di girarsi subito, se noi ci leviamo da quella posizione, e praticamente beccarci nel momento in cui praticamente noi entriamo in acqua. Quindi bisogna fare attenzione se si vuole attirare, perché nel momento in cui si attira, ora per esempio mi metto qua, guardate, vedete, lui all'inizio non ci vede, poi dopo sì, e quindi ci viene addosso. Quindi c'è quel minimo, c'è quel frangente di secondo in cui il Midgar Swarm non ci vede. Quindi che cosa succede? Succede che se noi lo attiriamo da quel lato e poi ci mettiamo in acqua, se capita per sbaglio che il Midgar Swarm sbatte la testa e si gira in quella direzione, boom, praticamente ci colpisce. Mentre invece, in questo caso, vedete, noi abbiamo la possibilità addirittura di fare qualche passo in più.
Invece ci va da solo. È vero, delle volte bisogna rischiare, perché delle volte comunque nelle speedrun, soprattutto nelle speedrun, si rischia. Quindi appena si vede il Midgasorm che parte in un angolo, piglia e si comincia a correre. A volte riesce, a volte non riesce. Per cui purtroppo diciamo che il pezzo del Midgasorm è una delle problematiche, tra virgolette, delle speedrun, anche se poi ci sono tante altre cose. Io infatti speedrun di Final Fantasy VII non ne ho mai fatte, se devo essere sincero, e non credo mai di volerle fare, perché veramente le speedrun di Final Fantasy VII ci sono troppi elementi che vengono dettati dall'RNG. Ce ne sono veramente, veramente troppi. Ma comunque, dato che abbiamo attraversato senza Chocobo, io direi di salvare qui. E fare il tentativo di apprendere l'abilità di Beta con il nostro party. Quindi mettiamoci qua. Oddio, 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 mi prende, mi prende! Vabbè, ormai entriamo. Facciamo la cosa. Così poi posso far male tranquillamente. Eccolo! È stato Sephiroth? A quanto pare. Ecco, Sephiroth ha preso molto alla leggera il consiglio del nostro amico. Se ne sarà fatto un sol boccone. Oh. Ecco, e qui siamo già nelle caverne, quindi in realtà possiamo esplorare un pochettino. Spirito up, che non è male. Sta scena sarà fighissima nella disposizione del remake. Sarà veramente, veramente figa. Con il Midgasorm impalato. Stupendo. Stupendo, stupendo, veramente stupendo. Vedi, qui già con Matra Magia è decisamente diverso farmare. Cioè qua mi danno anche meno rispetto a là fuori. Lol. Voglio vedere più o meno l'esperienza che riuscivo a prendere qua dentro, perché... Aspetta, qui ci andiamo dopo. Come l'avrò infilzato? L'ha preso di peso. E l'ha infilzato. Easy. Che bella Matra Magia. Beh, Sephiroth per tenere in mano quel tipo di katana è ovviamente più forte di un essere umano normale. Eccoci qua. Fermi. Delle facce che non ci tenevo a rivedere. Sapete chi sono io? Uno dei Turk, no? Bene, allora non ci vorrà molto. È difficile spiegare di cosa si occupano i Turk. Rapimenti? Da un certo punto di vista potresti anche metterla così. Ma non si limita a quello ultimamente. Signore. Signore, non sembra cavarsela bene coi discorsi. Potrei continuare io? Prego, allora. Sono l'ultima arrivata nei Turk. Mi chiamo Elena. Da quando avete messo fuori Gioco Reno siamo un po' corto di personale. Anche se immagino sia proprio quello il motivo per cui mi hanno presa. Comunque, ci è stato ordinato di scoprire dove è diretto Sephiroth e di mettere i bastoni fra le ruote a voi. Ehi, un momento, è l'esatto contrario, siete voi che ci state intralciando. Eccolo. Elena, hai parlato abbastanza. Che poi in realtà dovrebbe essere Elena, forse, in questo caso. Signor Tseng, non sono tenuti a conoscere i nostri piani. Mi perdoni, signore. Mi sembrava di avervi dato degli ordini. Andate e ricordatevi di fare rapporto. Sì, signore. Bene, allora in routine seguiremo Sephiroth, che è diretto verso il porto di Junon. Elena, o Elena, sembra che tu non riesca a comprendere ciò che dico. Oh, mi scusi. Andate ora, non fatevi scappare Sephiroth. Sì, signore. Ok, e quindi sappiamo dove è diretto Sephiroth. No, non si vede, Sisney.
Reno vi manda i suoi saluti. Spero di rivedervi non appena le ferite che gli avete inferto saranno guarite. Ora che siete buoni amici, gli piacerebbe provare le sue nuove armi insieme a tutti voi. Però secondo me nel remake la inseriranno. Beh, adesso... Aerith, non è con voi? No, è in un altro gruppo. Capisco. Beh, salutatela da parte mia. Ovviamente il dialogo che si sarebbe sbloccato con Aerith nel gruppo, ovviamente. Va bene, possiamo continuare ad esplorare le... Continuiamo ad esplorare le grotte. Non si sa effettivamente. C'è chi suppone che sia stata uccisa perché ha aiutato Zack. Ci sono tante teorie in giro, però nessuna è mai stata confermata o smentita per ora. Cioè, nessuna è stata confermata, ma anche nessuna è stata, diciamo, smentita da un lato. Questi dovrebbero essere buoni da farmare in realtà. E vedi, 195. Non sono male. Non sono affatto male. Allora, qui c'è l'etere. Qui apriamo la cassa con una tenda. Che non è male. Ok. Quattro. Vedi, trovarne a gruppi da quattro non è male. Non è affatto male. Qua sicuramente più di 200 punti sono. E vedi, 260. Va bene, qui effettivamente mi posso fermare un attimo a, per superare gli HP che mi servono. Anche se mi ci fermo un po'. Oh! Prolungante, questa è un'ottima materia. Che teoricamente in questo caso dovevo equipaggiare a Cloud. Togliamo la ciocoesca per ora e mettiamo la prolungante. La prolungante ti permette di colpire i nemici volanti anche con attacchi fisici. Perché altrimenti non si riuscirebbero ad attaccare. A meno che devi utilizzare magie o tecniche particolari. Vedete che ci sono tipo questi nemici così. E tra l'altro questa è la stessa abilità che è stata ripresa in Final Fantasy XII, di cui ho apprezzato tantissimo l'innesto. Perché l'abilità, diciamo, prolunga o comunque prolungante non è stata più riproposta in altri Final Fantasy. Quindi tanta bella roba. Vabbè, dai, facciamo. Ha preso lanciafiamme. Questo l'avrei fatto sicuramente dopo, però sinceramente ben venga. Diciamo che da un lato mi stanno perdendo, cioè mi stanno dando modo di farmare altre tecniche in realtà. Vedi già Cloud 932 con un solo level up, quindi sì, si può fare tranquillamente. Si può fare tranquillamente. In teoria, se io levassi la materia, perché dipende le materie, ecco, mi levano i PV. Quindi in teoria, se io levassi i PV, forse, vediamo cosa succede, perché... Vedi, già sono a 991. Vabbè, Barrett ha pochi HP di base, vedi, 904... Vedi? Già sono a 969. Io non ci avevo pensato che c'ho anche le materie che mi levano gli HP. Quindi posso arrivarci più in fretta del previsto. Ciao Ruben. Sì, ma tra poco stacco anche io, giusto. È giusto una cosa così.
No, aspetta. Allora, tu avevi l'ardente così e poi qua ti mettiamo la curativa e questa. Omni energetica ed omni ardente e poi glaciale. Ok, vabbè, quindi probabilmente anche rimuovendo le materie riesco ad arrivare agli HP necessari in minor tempo. Mi sa che un altro level up, forse altri due, e ci arrivo. Tanto uso le limit per attaccare, quindi diciamo l'unica materia che effettivamente mi serve è quella per curarmi, poi per il resto posso anche farne a meno. E qui ci sono anche un bel gruppo di nemici, effettivamente. Sì, si può fare, si può fare. Si può fare, si può fare. Sì, si può fare, si può fare. Si può fare, si può fare. Si può assolutamente fare. Allora, svuotiamo tutto. Ok, gran pozione. Ok, non dovrebbe esserci altro, perché poi da là si esce, quindi va bene così. Va bene, diciamo che a questo punto mi conviene restare qua in zona. Cioè, salvo, resto qui in zona, livello un pochettino. E poi dalla prossima volta ci andiamo a prendere. Ci andiamo a prendere tutto quello che è nostro. Ci andiamo a prendere Beta. Sconfiggiamo il Midgasorn. E andiamo avanti con tutta la storia, con tutta la trama. Quindi direi ottimo come programma. Altruismo level up, ottimo. Così ho più probabilità di coprire i miei alleati. Va bene, signori, va bene. Mi hai fatto il bevi, ma l'acqua ce l'ho di là, quindi ti scammo la bevuta e la faccio la prossima volta. Allora, a questo punto io direi di fare una bella tenda, visto che ne ho una in più. Ok. Salviamo. Mannaggia a me, è che non porta l'acqua. Sì, fai finta di bere. Nulla. Ok, va bene signori, io direi che per questa sera abbiamo fatto abbastanza. Abbiamo parlato anche di diversi argomenti interessanti. Io adesso mi passo un attimo il tempo qui a livellare un pochettino, così la prossima volta facciamo l'apprendimento di Beta e facciamo anche la sconfitta del Midgasorm e poi andiamo avanti perché la prossima volta che ci rivediamo, quindi settimana prossima, ci saranno diverse cose che dovremmo fare e soprattutto avremo la possibilità di reclutare un altro membro del party. Quindi la prossima volta avremo la possibilità di reclutare un altro membro del party. Quindi già ovviamente chi sa sa di chi stiamo parlando, però chi non sa avrà la possibilità di incontrare finalmente un nuovo personaggio all'interno del party. Che tra l'altro questo personaggio è missabile. Si può anche non reclutare in realtà all'interno del gioco. Può sembrare strano, ma è missabile. È missabile. Mentre invece, ovviamente, ce n'è anche un altro personaggio che si può missare all'interno del gioco. Però diciamo che il secondo personaggio in questione è proprio extra. Cioè, il secondo personaggio è veramente extra. C'è un qualcuno
che tu vai a reclutare dopo e che puoi tranquillamente non reclutare per giocare, per completare il gioco. E invece poi questo personaggio che in realtà è skippabile, ma la maggior parte delle persone comunque l'ha reclutata volente o nolente, l'ha reclutata in un modo o nell'altro, quindi alla fine diciamo che è quasi canonica all'interno della storia, anche se si può fare senza. Non ricordo se poi a un certo punto la devi recuperare forzatamente, ma credo di no. Credo che forse la puoi recuperare a Wutai, se non mi ricordo male. Forse a Wutai, quando hai la possibilità di ritornare a Wutai, puoi incontrarla e puoi recuperarla lì, forse. Ma non ne sono sicuro, perché Io l'ho sempre reclutata, quindi non lo so effettivamente. Comunque, la prossima volta poi ne discuteremo meglio, perché ho questo vago ricordo, ma mi vado a informare, mi vado a rileggere i forum, perché ne riparleremo la prossima volta. Comunque, signori, noi ci vediamo domani con Opera Omnia, dato che c'è l'evento di Braska, quindi avremo la possibilità di giocare nei panni di Braska. E poi recupereremo Bravely Default, che in teoria sarebbe stato oggi, cioè sarebbe stato domani, ma che in realtà non facciamo perché appunto c'è Opera Omnia, e quindi magari giovedì recuperiamo Bravely Default, che sarebbe stato mercoledì. Detto ciò, vi do la buonanotte, vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye.